Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Minecraft della Project Ocean 3. Bene, allora cosa facciamo? Io ho provato a fare una bozza più o meno di come vorrei fare i miei campetti. Quindi lascerei uno spazio e ne farei un altro, sempre col corridoio con i gradini attorno e così via discorrendo. Non sembra male così, almeno quando arrivo anche di corsa non spacco tutto, insomma. Comunque quando lo faremo automatizzato io non ci vengo neanche più, fa tutto lui, però per il momento facciamo così. Ho messo 3 perché avevo provato a mettere una qua sopra, ma arriva un 4x4 o 5x5, non ricordo, mi sembra 5x5, sì, e quindi è troppo poco. Siccome questo è un 7 tra tutte le direzioni, più centrale, e ci vuole uno più. O li faccio più piccoli e li faccio tutti 10-10-10. Potrei provare anche così. Così uso solo una glowstone e dovrei essere a posto. Viene più compatto, più carino. E ci metto un po' di più, ma lo farò tutto off camera, ci metterò veramente dei mesi a far tutto, però forse è meglio. Se non volete perdere tempo di fare i 10-10-10, ma il singolo Mystical Gekachu base, potete provare a fare così, che comunque è molto efficiente con l'abilità Bomb 1000, poi livello 3 è una passeggiata, poi una volta automatizzato, ciao. Quindi o si fa così un 7x7 o si fa un 5x5 mettendo solo un agosto, più o meno piazzandolo qua sopra l'acqua. Quindi magari mettete un blocco qua e li mettete l'agosto a sinistra, a destra in questo caso. E quindi l'acqua continuerà a esserci, in più c'è l'agosto che illumina tutto quanto. Così è anche carino da vedersi. E quindi penso che lo farò così per il momento. Li porterò tutti a 10-10, adesso faccio prima i base. E almeno così abbiamo capito come fare. Dai, non sembra male. Alla fine, quando mi sarò allargato per bene, avevo fatto la Wanda tempo fa, così per metterci a posto. Me lo fai, grazie. Vedete com'è facile, cioè si costruisce in 2 secondi con la Wanda. Una volta che abbiamo i materiali, vedete, allargarsi è 1 secondo. E quindi niente, farò così, sono una palla, abbiate pazienza, tanto alla fine faccio taglio e siamo tutti a posto. Niente, allora farò per 5x5, dai, abbiamo deciso così, è più carino da vedere, è meno funzionale, però pratico lo stesso. Quindi ci vediamo dopo. Eccoci qui ragazzi, l'ho fatto, 5x5 ho messo qui, anche carino da vedere, sì dai. Cresce in fretta perché comunque la luce arriva. Io ci passo vicino, ricordiamoci che abbiamo sempre quello di livello 1, e quando avrò quello di livello 3 è instant, non faccio tempo a raccogliere che è già cresciuto. Quindi dai, siamo abbastanza, va bene anche così. Dopo questi li lascio livello 1, tier 1, gli altri li farò tutti livello 10-10-10 perché comunque è compatto ed è bello anche da vedersi. Dai, adesso ne faccio un bel po', come ho detto li lascio distaccati di uno perché qui dopo ci metterò le casse che raccolgono o il macchinario direttamente che raccoglie, poi va in una cassa direttamente nel sistema, poi vedrò. Comunque dai, vado avanti. Adesso facciamo l'Inferium Seed, che lo farò di livello 1 per il momento finché non ne ho abbastanza, che faccio direttamente il livello dopo ancora fino a arrivare al livello Ultimate, che è livello 6, che uno di questi qua ce ne dà, adesso non me lo dice, comunque dovrebbe darmene 6 un insieme, ma se io lo porto di tier 10-10-10 me ne darà dai 30 e 60 ogni piantina, quindi dopo, perché ne serviranno tanti. Vi dico, già solo per arrivare a questo ce ne vogliono un migliaio di essenze, se non di più. Quindi per dirvi quanto ci vuole veramente tanto. Allora ragazzi, io vado avanti e ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzi, l'ho fatto, un bel campettino piccolino. Dio, mi manca un pezzo. Mi sono dimenticato di fare gli angoli, che bravo che sono, e l'ho messo anche alla rovescio, perfetto, quanto fail, così siamo a posto. Ho messo una cassa qui, così almeno ci metto, ma allora ci siamo proprio, insomma, ci metto le cose che mi servono, adesso lo faccio off camera perché sennò è un casino. E qui come vedete cresce la roba, io basta che vado col pulsante vuoto in mano, è meglio in vuoto perché non so mai cosa danni posso fare, e vado così. E con l'abilità 1, nonostante che sia abilità 1, comunque cresce abbastanza in fretta. Vedete, io ho raccolto questi ferium, sono un stack più o meno, e già crescono, vedete? È una figata, ci vuole un po' di pazienza, però li facciamo in 2 secondi. Grazie a questo creiamo la base per fare, vedete come cresce, è una figata senza fine. Creiamo la base per fare tutto i nostri campi che vogliamo. E non è male, credetemi, non è male per niente.
Oh, che bella cosa, vedete? Cioè, alla fine è di livello 1. Quando siamo a livello 3 non abbiamo un secondo di respiro da raccogliere sempre. Quindi sì, io vado avanti. Cosa voglio fare? Dovrei portare... Devo raccogliere molte di queste cose, che dopo riattacco il video così lo facciamo insieme. Porto il seed a livello 2, a livello 3, così via dicendo. Adesso cerco di farne un migliaio, perché so che ne servono un migliaio. E così andiamo avanti e facciamo un po' di quest, perché mi servono assolutamente le quest per portare il Bob Miller a livello 2. E vai! E quindi ci vediamo fra poco. Un'altra cosa che volevo dirvi, Dio quanta roba c'ho, che ho ammazzato un coso qui che mi era caduto giù, come si chiama, è uscito dal portalo lì, un pigmen zombie, e guardate che roba c'è dentro, l'ho aperto e l'ho fatta col video, che cosa gradita, guardate che cosa gradita, ogni... quella mi dà 3 Menderpearl, mi sembra, non ricordo più, oddio sono un coglionatico, sì, quindi 4 per 3 sono 12, che bello, che bello, abbiamo 12 Enderpearl, sono contentissimo, le metto subito via per l'amor di Dio che non voglio perderle e ci vediamo fra poco. E ovviamente sono morto, avevo lasciato FK qua, scordando di mettermi alcune torce, e quando sono tornato qualcuno, qualche mob spawnato presumo, mi ha buttato di sotto. E vabbè, pazienza, togliamoci i nostri punti di morte, remove, aggiungiamo un punto di vita, diciamo, di base, diciamo, non l'ho mai fatto, base, casa, perfetto, così almeno se dobbiamo cercare, tanto qui non lo cerchiamo, però nel caso... l'abbiamo. Allora, ho fatto questo, dai, non è male, sembra abbastanza carino, dai, funzionale, per carità, è il suo bel che. Questo volevo fare, che era anche carino, mettere delle slab sotto, così da sopra faceva l'effetto scalino, era carino, adesso vediamo, ci penso. Fatemi sempre sapere se devo chiudere o no, nei commenti, eccetera. Dai, non è male, dai, diciamo che è abbastanza carino. Volevo farvi vedere, prima di fare camera un po' di cose, sono andato a fare un po' di Sealed Brick di sopra, intanto andavo su e giù, dai, fate un po' di cose, non è che non le abbia fatte. Allora, cosa volevo farvi vedere? Allora, facciamo un piccolo cubo di acqua. Dove l'acqua? La troverò da qualche parte. Eccola qui. Momentaneo lo faccio giusto per farvi vedere. Dopo me lo faccio un angolino fatto bene e siamo a posto. Allora, dobbiamo fare... Per fare i livelli si fa... Prima di tutto devo fare il libro. Allora, guardiamo la mistica... No, era l'Agricraft, scusate. L'Agricraft, Agricraft, ok, c'è da fare questo, che è abbastanza semplice, vediamo se ce l'ho quel coso, della cosa del coso, mi sembrava di avercelo da qualche parte, ah, sono andato nel Nether per riuscire a fare i livelli, perché mi aveva tolto l'abilità, ovviamente, perciò c'era una differenza di livelli, dopo sono morto 2 volte perché mi ha attaccato il ragno, sono dovuto fare le shears per raccogliere queste, che poi non servono un cavolo, perché dice che si può fare con questo, ma questo non si fa, quindi non ho idea. Vabbè, ormai le ho prese. Cosa devo prendere? La slab che avevo qua da qualche parte, eccola qui, meno male, e il vetro, i pannelli di vetro, che ne servono, serve fare i pannelli purtroppo, ovviamente ne ho presi 5. Ok, così facciamo anche questo, cosa qui, vi spiego un po', e siamo a posto. Questo, più non mi ricordo cosa... legno, vediamo se di legno ho qualcosa, qualcosina, ma poco, vabbè, meglio di niente, insomma, sì. Allora, facciamolo, e vi faccio vedere, così, una slab che ci servirà, e dovremo poter riuscire a fare questo, perfetto. Adesso ci serve il libro, che se lo trovo in questo marasma di cose, eccolo qua, libro, eccolo qui, un libro normale. La carta ce l'ho, la pelle ce l'ho, dai, è andata abbastanza bene. Andiamo a prendere la carta, andiamo a prendere la pelle. Ecco qui una pelle, la carta 3. Allora, qui ho fatto una cosa, guardate, qui si va in claim chunks, l'ho claimato. In questo modpack la claimare le zone le rende anche... rende il posto in cioè le esplosioni, nullifica le esplosioni, ecco, non mi veniva l'italiano, e quindi se dovesse in qualche modo esplodere qualcosa o un creeper esplodere, infatti qui mi è esploso, ho fatto una prova, mi è esploso un creeper, ha fatto solo la grafica dell'esplosione, ma effettivamente non si è aperto mezzo mondo, ecco, così giusto per dirvi, così almeno siamo a postolo. Va bene, andiamo a fare il libro
che si fa così, grande così, adesso così, dovremmo avere 4 semi? Ah, non ero mica corto, sapete? Ne ho uno. Vai, lo duplico? Sì, lo duplico. Allora, ce l'ho questo, andiamo a duplicarlo, tanto non è un problema. Dove cavolo, dove sto andando? Aiutatemi, mamma mia. Allora, lo duplichiamo normalmente, con il buon mister mi arriva... Ah, ma io so già, ce l'ho già, però siccome di livello 1 ci 30 anni, facciamo quello che facciamo prima, e tanti saluti. Tanto questo lo possiamo fare quanto vogliamo, poi un sacco di ossa, diciamoci la verità. Ok, via, grazie, molto gentile. 4, ah, ne voleva 4, io ne ho fatti solo 4, che bellezza. Adesso facciamo così, va, vediamo se riesco a farlo crescere un po' velocemente. Almeno se me lo dà, dovrebbe darmi il seme, così. Ok, perfetto, non mi hai dato un cazzo. Non mi dà un cazzo perché facciamo così e lui si espande da solo e tanti saluti, dai. Se no ci mettiamo 30 anni, non ho voglia. Ecco, vedete? Vedete? Abbiamo moltiplicato senza Bommil. Siamo a posto, ok? Anche di qua. Così siamo a posto. Averla a livello 2 sarebbe meglio la vita, ne sono conscio. Allora, posto. Adesso ne abbiamo, sì, abbiamo 3-3. Ne vedi diversamente lui. Che ovviamente uno della mistica che calcio, l'altro no. Dovrebbe essere la stessa cosa. Vediamo un po'. Andiamo. Esatto, me li ha presi lo stesso. E siamo a posto. Abbiamo anche il libro. Come funziona il libro? Il libro serve per analizzare le cose. E dopo le abbiamo. Dopo se lo apriamo, adesso dice, non c'è niente, vedete? Ogni volta che noi analizzeremo un seme, ci dirà con cosa può essere esso combinato per produrre qualcos'altro. Tipo, come vi ho fatto l'esempio, il seme della cobblestone, il seme della lava, ci dirà, una volta analizzato, che possiamo far combinarlo e viene fuori quello dell'ossidiana. È comodo per capire cosa possiamo fare con alcuni semi, tutto qua. Comunque ci vuole e lo facciamo. Allora, dove lo metto in un punto che non rompa le balle? Potrei metterlo anche qua. Qui, qua, ok, siamo qua così, così non rompe le balle, ecco qui, ci mettiamo il libro dentro e siamo a posto. Adesso se io volessi analizzare, se vi faccio vedere come si fa, quello della terra, ho un seme in mano, questo, facciamo questo, è uguale, è la stessa cosa, non cambia niente, io analizzo questo seme, lui lo analizza, adesso è un seme di grano normale, si trasformerà in seme dell'Agricraft. E infatti dice growth in verde, growth 1 di 10, gain 1 di 10 e strength 1 di 10. Quindi adesso abbiamo un seme normale che possiamo anche fare due, facciamo prima, non ci ho pensato dopo, scusate. Così tanto sempre 1-1-1, non i semi base sono così. Adesso noi cosa facciamo? Dobbiamo fare sì che diventi di livello 2, giusto? Andiamo a prendere i nostri, come si chiamano? Crop. Facciamo così e così e uno lo facciamo diventare così con l'incrocio, mettiamo uno qua e uno qua e aspettiamo con la nostra abilità Bommil, adesso è livello 1, pazienza, ma non ci possiamo fare niente finché non porto a livello 2, aspettiamo che cresca e a un certo punto qua in mezzo salterà, chopperà e verrà, se abbiamo un po' di fortuna già a livello 2, 2 di 1, 2 di 2, poi dipende cosa può, a volte può essere anche 3, 1, 1 o 2, 2, 2 oppure 2, 1, 1, poi dipende. Così si fa l'incrocio, cioè l'incrocio, si fa sia l'incrocio che il potenziamento di livello. Se non aspettare un po', purtroppo ho l'abilità livello 1, si può potenziare, se non vogliamo andare con questa abilità, con, allora se li trovo qua, con no, un altro... Oddio, non so se avete sentito il chop, io l'ho sentito, adesso lo faccio vedere. C'è una cosa che non so perché con le nuove mod, il nuovo mod che è stato aggiornato, hanno spostato un po' di cose, quindi scusatemi, devo cercarla. Magari ce l'avevo sotto il naso. Eccolo qui, queste qui. Grazie a queste qui noi possiamo accelerare il procedimento di crescita. Come ho l'abilità io adesso, questo qui è, è l'alternativa, diciamo, molto interessante. Vedete che ha cioppato e anche cresciuta. Quindi adesso noi abbiamo un seme che dovrebbe essere questo, se non sbaglio, da analizzare. E noi lo andiamo a analizzare. Se abbiamo un po' di fortuna dovrebbe essere due qualcosa. Andiamo un po'. Vediamo un pochino.
E infatti Strange è arrivato 2. Purtroppo non abbiamo avuto molta fortuna, solo una stat sola è salita. A volte ne salgo 2, 3, 4, 2 o 3 in una volta sola. E adesso cosa possiamo fare? Stesso discorso. Andiamo a togliere queste qui, che sono di livello 1. Rimettiamo queste qui così e così. Io vado a mettere quella che è di livello 2 di Strange. Adesso piano piano crescerà anche di là, spero. Dovrebbe. E dopo chopperà qui e farà la stessa cosa di prima. Quindi di livello 2-2-2 o 3-2-2, dopo dipende dalla fortuna che si può o no avere, dipende da tante cose. E quindi e questa è la base. Bisogna fare sempre così con tutti quanti i semi che si vogliono portare. Io adesso quelle lì non le porto a livello 2 perché c'è proprio il livello 2 suo, fino a livello 6 come abbiamo visto, e da livello 6 posso fare 6 livello semi 6 di 10-10-10, che è la cosa migliore. Vedete, è cioppata benissimo. Adesso che è cioppata la prendiamo e andiamo a analizzarla di nuovo. Vedete com'è semplice, con quell'abilità è una volata. Analizziamo di nuovo, speriamo che facciamo le dita, che sia una buona mandata. Vediamo un po'. Esatto, 3, 2, 2, 2, vedete, è aumentata di 1 il growth e il gain, è aumentata di 1 il strange, quindi 3 in un solo colpo, è andata bene stavolta, dai. Quindi, cioè, non ci vuole tantissimo, una volta che abbiamo tutto 10, 10, 10, un seme solo, con l'abilità che abbiamo noi, con queste crop, si espanderà totalmente, avremo tutti i semi di 10, 10, 10, e dopo è una figata. Bene ragazzi, io vado un po' avanti, adesso volevo farvi vedere le altre cose che ho fatto, così almeno, spero di avervi spiegato bene, così almeno se volete farlo potete sbizzarrirvi. Guardate, questa è la Witch Water che è cresciuta, quindi la andiamo a prendere, speriamo che ci sia uno scheletro, e lo tramutiamo in... mangiamo per carità di Dio, perché sennò muoio di fame, ok? E andiamo a vedere se c'è qualche scheletrino, e lo trasformiamo in... dovrebbe essercene uno, vediamo un po'. Perfetto. Dovrebbe essere trasformato. Si stanno ammazzando. Perché stanno ammazzando? Salve! Lei è uscito! Com'è carino! Porca miseria! Oh 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 oh! Cosa mi ha dato? Cosa mi ha dato? Cosa mi ha dato? Mi ha dato un cazzo! Mi ha dato un cazzo di niente! Non me l'ha data ancora. Però avete visto com'è stato facile. E cosa c'è qui? Ah, mi ha illusionato. Guardate quanta roba mi ha dato. Mi ha dato tutto tranne quello che mi interessava. È una cosa incredibile. Vediamo qui cosa c'è rimasto. Niente. Bene ragazzi, vi ho fatto vedere. Questo viene stuprato ogni volta. Così. Mettiamo. Allora, anche questa è andata. Ok, a posto. Ovviamente non mi ha dato niente di importante. Però avete visto? Facilissimo alla fine. Quindi un po' di pazienza ci vuole, però ce la facciamo. Nient'altro c'è qui. Adesso vi faccio vedere cosa ho fatto di là e poi faccio un taglio. D'altronde in questa fase è un pochino così, però è importante che capiate bene o male come si fa, e dopo voi con la vostra fantasia fate come volete. Questo è il bello di questo di Minecraft. Allora, vedete, io quando si riempie faccio così e poi faccio così, lo vado a mettere dentro. No, questo, grazie. Che cazzo di osso è questo? L'hanno cambiati, non erano così prima. Questi sì, invece. Dove cacchiarola era il mattone? Non l'ho raccolto. Dalla figura di merda. E dicevo, le mettevo qui dentro. Così posso fare... Dovrebbe... No, non basta ancora. Però siamo già vicini. Dai, intanto faccio così, poi faccio così. E qui si riempie. Piano piano ce la facciamo. Quando ho finito vi faccio vedere. Facciamo la smelter. Così questo setup lo posso spostare o mettere in una cassa. Lo metterò qui dentro. Tanto non mi serve più. E ci vediamo dopo. Ok ragazzi, direi che possiamo già iniziare. Allora, questo qui basta metterlo qui dentro e poi di nuovo qui dentro e diventano dei seed brick normali. Benissimo, andiamo pure a farla. Io direi che posso, tanto non lo userò tanto, ve l'ho detto, la metteremo qua, così siamo a posto. Allora, la base è un 9, è un 3x3, non un 9, che fa 9 ovviamente. Come poter fare? Ma si posso farla anche rialzata, tanto comunque sarà una cosa momentanea ragazzi, non una cosa sto facendo, stavo pensando ad altro. No vabbè, il dietro va bene così. Allora, questo lo rompo, tanto non ci interessa. Ecco qua, perfettico.
Benissimo. Allora, facciamo così, 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 così. Perfetto. Adesso dobbiamo fare i vari pezzi. Se non sbaglio, due li posso mettere già. Ok. Ovviamente ho fatto una cacata, devo farlo più là. Vabbè, non importa. Adesso vi faccio vedere per farla come si fa. Facciamo i nostri soliti crafting base, che è questo qui per il cast. Potrei usare quelli là, però facciamoli fatti bene, dai, usiamo i loro. Questo qui per l'altro, perfetto. I faucet, che ne servono due, grazie, molto gentile. E siamo a posto. E adesso servono dunque il vetro, se non ricordo male, che doveva fare la tank, la melter, insomma tutto quanto. Vetro, 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 vetro. Ok, vediamolo un po'. Allora, chiediamo Tinker, così vediamo bene quali sono i vari cosi che servono. No, 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 questo è la melter normale. La smelter, dove cacchierola me l'ha messa? Eccolo qua. Questo serve, che è quello che si attacca al faucet. E poi mi serve questa qui, il controller smelter, benissimo, perfetto. Mi serve la tank che è questa, perfettico. E mancano due. Beh, andiamo a farli subito, non c'è mica problema, insomma. Due, uno è già pronto, l'altro adesso viene. Qui magari ne facciamo un altro, non si sa mai. Ecco qua, due sono pronti. Dovrebbe essere finita, tank, eccola qua. Se non ho fatto fail, come mio solito, perché io ne faccio sempre tanti, dovremmo essere a cavallo. No, questa no, grazie. Mettiamo via questo, anzi questo lo usiamo subito che mangiamo. Grazie, sì, infatti. Bene, adesso la monto, vi faccio vedere bene, così nel caso qualcuno non sappia come si monta, la vediamo in diretta, se, senza fare fail possibilmente, perché io li faccio sempre. Sono così bravo a farli, proprio non li preparo, vengono in automatico, non vi preoccupate. Allora, questo, ok, questo qui, adesso cadrà giù, ovviamente cade giù tutto, e adesso mi tocca andare a prendere, ecco qua, senza, meno male che avevo fatto il percorso. Eccoci qui, ritorniamo, andiamo e cambiamolo. Qui ci mettiamo i normali pietre. Tac, tac, tac. E abbiamo chiuso. E qui ci mettiamo quelle che mancano, che ovviamente non ci sono perché sono qua. E siamo a posto. 1, 2 e 3. Qui ci mettiamo quella che manca. 3. Qui ci mettiamo, per l'amor di Dio, qualcosa, perché sennò qui viene fuori un macello. Abbiamo detto 2 dopo qua. E ne una sola, non so perché. Ok, non so perché ne ho uno solo, ne avevo due prima, boh. E facciamo i nostri pezzi. Allora, dunque, come verrò? Verrò quasi, dai. Facciamo che qui ci va il suo lava. Scusate, mi veniva. Qui facciamolo qui, dai. Lo so che è un po' stretto, ma è una cosa che, vi ripeto, userò poco e niente. Quindi è per quello che lo faccio così. Ok, qui ci facciamo questo, andiamo a rompere, ci mettiamo questo, perfetto. Qui ci mettiamo l'altro, ok, che è questo, perfetto, così abbiamo sia il lingotti che il pezzo. Poi, cos'altro ci vanno? I faucet, ovviamente. Uno qua, perfettico. Poi ci vanno gli altri sealed brick, ovviamente. Uno lo mettiamo qua. E gli altri li vado a fare. La smelter è finita, va solo chiusa con altri tre qua, uno qua e un altro qua, e dopo è pronta per uso. Lì ci metteremo la lava, ovviamente. Adesso ne vado a prendere subito, che ho un po' di secchi vuoti. 4 dovrebbero essere giusti. Andiamo pure a prenderli e vado a continuare a fare le cose, così almeno siamo a posto. Li prendo da qua perché è una figata adesso, cioè ne abbiamo, Madonna, quante ne abbiamo, l'abbiamo così riempito. Cioè, sto sistema è una potenza inalata senza fine, troppo bello. Allora, finisco, vedete, qui ci sono dei blocchi, finisco di fare il resto, tanto qui siamo che, speriamo basti, se no mi tocca farne delle altre. Adesso ne ho due, qui ce ne sono un altro, potrebbe non bastare, perché siamo a tre. Forse devo fare un altro. Vabbè, pazienza, ci vediamo dopo.
Ed ecco qua, l'ho fatto, così abbiamo finito, meno male, no, avevo messo, ho creato uno di questi perché l'avevo usato per la Witch Water, quindi non ce l'avevo più, e niente, ho messo la Dust e l'ho fatto, a posto, benissimo, allora, mettiamolo via, dove cacchio l'ho messo? Sono cieco ragazzi, non lo vedo, scusatemi, non riesco a vederlo, ma... Questa non l'ho capita, va bene. Eccolo qua, siamo a due. A posto, andiamo pure là. Andiamo a mangiare. Madonna, queste cose vanno come il pane, diciamo, insomma, sì, detto così. Andiamo pure. Ok, è finita, non ci credo. Una, due. Questa è proprio basica, eh. Io l'ho detto, non la userò quindi proprio quasi per niente. Perché di solito lo faccio alto, almeno 64 blocchi di altezza per farvi capire quanto l'ho usato in passato. Eccoci qua, e questi sono andati. E adesso possiamo, come vedete, ha uno slot molto più ampio. Dopo, più piani facciamo e più slot aumenta. Ogni piano dovrebbe essere 9 slot in più. Quindi pensate poi, 64 per 9 cosa veniva fuori? Una roba esagerata. Va bene, dai, sono abbastanza contento. Vi ho fatto vedere anche questa, come funziona molto semplice, come l'altra alla fine. Mettiamo lì la roba, solo che questa qui in più può fare le leghe. Quindi possiamo mettere più minerali o materiali che essi siano, e li fonderà in un unico solo se c'è la ricetta, e quindi uscirà come blocco, come lingotto col cast. Bene ragazzi, io come al solito vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie, fammi sapere cosa ne pensate, e per adesso vi do un saluto da Shiva, ciao ciao.